mobilitazione generale, la lotta continua e non si ferma fin quando non porteremo a casa la vittoria. 7 novembre incontro col Presidente del Consiglio, al quale porterò la forza, la dignità e il coraggio di una città che non molla e dei lavoratori e delle lavoratrici che vogliono riprendere a lavorare con serenità. La Morgia ha detto che per ora lo stabilimento non chiude, ma comunque è insostenibile lo stabilimento napoletano. Ma noi aspettiamo le parole del Presidente del Consiglio. La partita in questo momento è in mano al Governo, ma la città sta facendo la sua parte. Siamo fiduciosi perché c'è una grande unità di lotta. Sono oltre 5.000 posti di lavoro a rischio, non c'è solo Whirlpool, le crisi aziendali sono tante in Campania. Ma noi sentiamo parlare sempre di questione meridionale, a noi le parole ci hanno molto stancato, se vogliono dare un segnale lo devono dare facendo rispettare l'articolo 1 della Costituzione e garantendo il lavoro per queste aziende che non sono decotte, che se ne vanno via perché abbandonano, non perché sono fallite, e questo è inaccettabile. Cosa pensa di questo crocifisso che ha trovato lei? È stupendo. Qua di definitivo non c'è nulla, anzi è tutto precario, è tutto instabile. Quello che è certo è che questa lotta non si fermerà fin quando non porteremo a casa il risultato che è la vittoria, cioè la ripresa a regime pieno della produzione di lavatrici a Biargine, la stabilità dei posti di lavoro, il rispetto dell'accordo sindacale e quindi l'incontro del 7 novembre, la settimana prossima, tra me e il Presidente del Consiglio credo sia importante, perché al Presidente rappresenterò che questa è l'avvertenza della città, che la città è unita e che vuole portare a casa questo risultato che è dovuto e non è un piacere a qualcuno. Finalmente ci riesce a incontrare Conte? Sì, ma questo è anche frutto della mobilitazione. Io credo che l'incontro l'altra volta a Castel dell'Ovo è stato importante, perché noi con rispetto nei confronti delle istituzioni però abbiamo fatto capire che se non ci vogliono ascoltare ci faremo ascoltare. Questa è la capitale del Mezzogiorno, la terza città d'Italia, una città che non molla, una città che pretende rispetto anche da una multinazionale che ha firmato un accordo. Quindi stiamo in testa a questa lotta, ci abbiamo messo la faccia e ci saremo fino alla fine. I sindaci stanno in prima linea, io ho scritto una lettera come sindaco della città metropolitana invitandoli alla mobilitazione insieme a noi, hanno risposto alla grande. L'area metropolitana è unita al di là delle posizioni politiche sui diritti, il lavoro e lo sviluppo. Questa è la forza di Napoli e la convocazione del Presidente del Consiglio per il 7 novembre dimostra che ha preso atto e questa città non molla, non solo i lavoratori e le lavoratrici, perché non ci può essere sviluppo senza lavoro e in Italia il Premier ci deve confermare che conta più un accordo sindacale col governo italiano e con i sindacati che non una scelta arbitraria di una multinazionale che un giorno all'improvviso decide di andare via. Quindi questo è un punto democratico su cui noi non cederemo e noi non molleremo fin quando non avremo vinto questa vertenza.